Il tema che di questa nostra assemblea del CCE è il tema della laicità. C'è stato uno scambio, ed è tuttora in corso, molto interessante, vivace, da parte di tutti i membri, e un punto che si è ribadito è la distinzione tra la Chiesa e lo Stato, tra il Vangelo e la storia, che non vuol dire però separazione, ma come ricorda il Concilio Vaticano II, una feconda collaborazione a seconda dei propri compiti. E questo è un primo punto che è stato ribadito. In secondo luogo, la presenza della Chiesa nel mondo è una presenza che è doverosa perché fa parte della sua missione, che annunciare Cristo, che vuol dire il volto di Dio e il volto dell'uomo per una società migliore. È un compito che i vescovi europei, i presidenti, hanno ribadito abbracciare con tanta passione, in spirito di servizio, proprio dentro quel cammino di unione europea che è in atto ormai da molti anni. Quindi assolutamente nessuna ritirata, ecco, che sarebbe un tradire l'uomo, nonché il Vangelo, ma una presenza rispettosa ma convinta. E portando che cosa? Portando in modo particolare, richiamando ad una cultura che si va un po' forse perdendo dentro a tanti meandri, a tanti sofismi, portando, richiamando chi è veramente la persona umana nella sua e grande dignità, perché rispecchia il volto stesso di Dio, e con le conseguenze che un'antropologia vera, che fa parte anche del buon senso dell'esperienza universale, con le conseguenze che si riversano sul campo sociale, sul campo morale, etico, ma sul campo sociale. Cioè, vogliamo una società che sia una moltitudine di punti io, di individui, o vogliamo una società che invece, e quindi degli stati che siano solidali, che siano una comunità di vita e di destino? Questo dipende da come rispondiamo alla domanda: chi è l'uomo? Ed è questo che la Chiesa ha il compito di ricordare in tutte le sedi, ripeto, con rispetto secondo le sue competenze, ma con grande determinazione.